La Grifo Perugia conquista e rimonta ai rigori la finale primavera, trionfando contro il Carpisa Napoli. Dopo la sconfitta subita a Napoli per 2-0, non era certo facile approcciare alla gara per le ragazze di Valentina Belia. Ma la squadra perugina inizia subito la partita con convinzione e determinazione, prendendo in mano il match per tentare l'impossibile. La Grifo Perugia, dopo essersi resa pericolosa in varie occasioni, passa in vantaggio al 29esimo del primo tempo. Marinelli tira fuori dal cilindro un tiro da lontanissimo che sorprende il portiere avversario, forse mal posizionato. Dopo il gol, la partita cala un po' di ritmo, complice anche il caldo. Il primo tempo si chiude 1-0. Nella ripresa il canovaccio è lo stesso. Nei minuti finali il match però inizia un po' a scaldarsi ed a pagarne è il Napoli, che resta in inferiorità numerica per l'espulsione della numero 10 di Mario. All'80esimo le partenopee hanno la possibilità di pareggiare con un rigore guadagnato da Monaca. Un gol che avrebbe permesso alla squadra ospite di portarci 1-1 e quindi di conquistare la finale. Ma è la stessa giocatrice a fallire il tiro dal dischetto, spedendo la palla a lato. La Grifo Perugia ne approfitta e, dopo aver rischiato di subire il possibile 1-1, all'84esimo segna il gol del 2-0 e pugnale ad andare a segno e a portare il match ai rigori. Il Napoli, con Giuliano, fallisce il quinto, che è decisivo per la vittoria biancorossa. La Grifo Perugia approda così alla finale, che si disputerà giovedì 12 giugno a Firenze, in gara unica contro Pordenone. In vera difficoltà, perché mi avevo bisogno di un cuore nuovo, nel senso che queste ragazze ci stanno dando delle soddisfazioni immense. Abbiamo fatto una partita mostruosa, abbiamo lottato fino alla fine con carattere, con voglia, con grinta. Era un qualcosa di difficilissimo all'andata riuscire a portare a casa, invece ci siamo riusciti perché sono un gruppo fantastico e hanno voluto veramente questa vittoria. È stata veramente una partita difficile, siamo andati giù a Napoli, preso 2 gol, in settimana abbiamo lavorato più che altro sulla mentalità, perché io credevo fortemente che la squadra avrebbe rimontato il divario. E per fortuna le ragazze hanno risposto appieno, anzi hanno dato molto di più, sia quelle che hanno giocato sia quelle che hanno giocato di meno, e sicuramente ci meritiamo questa finale.